Partono le audizioni sul DDL Calderoli al Senato, dove i dubbi emergono prepotenti. Emerge con forza la spaccatura sul progetto leghista dell'autonomia differenziata che dividerebbe il paese in due. L'Italia, già a doppia velocità, sarebbe ulteriormente spaccata e se oggi il Sud è penalizzato in tantissimi ambiti, il peggiore è quello sanitario, ci si chiede dove si prenderebbero i soldi per colmare questo gap già esistente. In Commissione Affari Costituzionali il coordinatore della rete dei sindaci del Sud chiede di fermare il progetto Calderoli. L'economista del Monaco sottolinea come partendo già da un divario di spesa di 3.756 euro a sfavore dei cittadini del Sud aumenteranno ulteriormente le disuguaglianze. Il DDL prevede una spesa invariata dello Stato, ma per colmare il divario servirebbero altri stanziamenti da parte dello Stato stesso. Secondo gli esperti servirebbero 75 miliardi di euro, con un colpo di grazia notevole alla sanità. Tre punti in discussione anche la genesi dell'autonomia differenziata non voluta dai padri costituenti, così come il trasferimento dei poteri alla Regione per 23 materie introdotto nella Carta del Titolo V nel 2001. Che ha già offerto, sotto gli occhi di tutti, come sulla sanità i risultati siano stati disastrosi. Liste d'attese infinite e viaggi dal sud verso il nord per curarsi. Una situazione che ha comportato uno spostamento di oltre 14 miliardi di euro dal sud verso il nord. Un trasferimento di risorse che ha messo in ginocchio la sanità del Mezzogiorno, reo, secondo il governatore del Veneto Zaia, di non riuscire a spendere i soldi che il Fondo di Coesione ha messo a disposizione. Sarebbe giusto dunque destinarli a chi è in grado di farlo. Per ora la partita è appena cominciata, ma l'unica cosa certa è che in campo ci sono sempre i soliti giocatori sud contro nord.